Oggi però ci racconta una storia Davide, un po' più da vicino, su un'app che ha sviluppato, sul percorso, sugli ostacoli e sulle difficoltà che si è trovato davanti. Non vi dico altro, anche se è un piccolo spoiler, ve l'ho fatto prima, perché si tratta di un gioco, e lascio la parola a Davide. Grazie Daniele, ciao a tutti, buonasera. Io sono Davide, per chi non mi conoscesse, magari mi date un feedback se vedete la presentazione, provo a farvela, a mostrarvela. Un secondo. Ok. Ok, ditemi se vedete la presentazione. Da me sì. Perfetto. Sì, ti vediamo. Perfetto. Allora, quello di cui vi volevo parlare questa sera è la mia esperienza nel mondo dello sviluppo di app per smartphone. Come vi diceva Daniele, appunto, in Davide, realtà è scusa, un... solo se fai nascondi della barra di condivisione Ah, perché sennò sì, ti copre. certo. Allora, come vi dicevo, quello di cui vi voglio parlare questa sera è la mia esperienza nel mondo dello sviluppo di un'app per smartphone e, come vi diceva appunto Daniele, in realtà è un piccolo gioco. In realtà il tema principale su cui mi vorrei focalizzare non è tanto l'app in sé per sé o quanto gli aspetti tecnici che ci sono attorno, quanto piuttosto uno dei temi a cui sono più affezionato, tra virgolette, e che penso possa essere anche utile per il territorio marsicano. Ovvero quello di trovare il coraggio di mettersi in gioco, quindi di fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa di mai tentato magari. Questo perché nella società in cui viviamo solitamente siamo un po' spaventati, soprattutto dalla grande competizione che sta prendendo piede ultimamente e quindi magari diventa sempre più difficile trovare il coraggio di metterci la faccia, coraggio che... Sebbene nel mio piccolo, io e le persone che hanno partecipato a questo piccolo progetto abbiamo avuto per fortuna. Prima di parlarvi però di quello che può essere in piccolo, il mio progetto, voglio parlarvi di tre grandi personaggi del XX secolo a cui sono particolarmente affezionato. Questo perché non ce lo dicono quasi mai e un po' ce lo dicono anche spaventandoci, però le persone falliscono continuamente. E forse questo è un bene. Perché questi fallimenti, questi tentativi sono un po' tutti mattoncini che ci permettono di avere un muro di conoscenze che ci permettono di affrontare con serenità la vita e tutte le sfide che ci pone davanti. Il primo personaggio di cui vi parlo è Richard Williams, scusate. Il primo personaggio di cui vi parlo è Richard Williams, che è un famosissimo illustratore, in realtà purtroppo morto nel 2019, e è diventato famoso principalmente per il film che ha incastrato Roger Rabbit. In questo film è stato la prima volta in cui si è tentato di inserire elementi tipici della pellicola tradizionale insieme ai cartoni animati. Infatti Richard Williams ha disegnato sopra le pellicole dei film proprio personaggi tipici dei cartoni animati facendoli interagire con gli attori tradizionali. Questo film è stato un grandissimo successo, però quello che non tutti sanno è che lui in realtà aveva un grande sogno nel cassetto, che era questo film che si chiamava in realtà Il ladro e il ciabattino. Il ladro e il ciabattino è un film che aveva l'ambizione di superare tutti i canoni dell'illustrazione tradizionale, quindi di passare da 12 a 24 fotogrammi. Questo comporta che naturalmente viene raddoppiato il tempo sia di produzione sia ai costi e quindi dalle case produttrici questo film non è stato ben accetto, sebbene ha visto poi una sua versione molto lontana dall'idea originale circa nel 1990. Purtroppo questo film non è mai uscito completamente, ma grazie a uno youtuber italiano ha visto poi una sua versione anche con doppiaggio italiano, dunque vi ho messo poi il link alla fine della presentazione. Quindi, nonostante questo fallimento, che in realtà era il grande sogno di Richard Williams, è riuscito comunque a fare un grandissimo successo. Il secondo caso, forse quello a cui sono un po' più affezionato, è quello di Bill Gates, il famoso fondatore di Microsoft. In realtà, non tutti sanno che insieme a Paul Allen, il cofondatore, avevano iniziato un piccolo progettino con una software house chiamata Trap of Data,
in cui analizzavano i dati del traffico stradale per cercare di analizzare il numero di veicoli, il modo in cui si muovevano nel traffico per migliorare, diciamo, gli spostamenti delle persone. Questo in realtà è un tema a cui sono molto affezionato perché è quello che mi trovo adesso a fare da un punto di vista lavorativo. E sebbene l'intuizione geniale di Bill Gates, questo progetto non ebbe un grandissimo successo. Dopo qualche tentativo, anche lui riuscì a trovare la fama grazie a Microsoft. Il terzo caso, invece, ne parlo non tanto perché sono affezionato al personaggio di cui in realtà non ho una grandissima idea, però una cosa a Steve Jobs gli va riconosciuta, cioè quella di avere sempre, di essere un testardo, cioè di impegnarsi sempre e riuscire sempre a raggiungere quello quelli che sono stati i suoi obiettivi. Non tutti sanno che in realtà il Macintosh 128K, che è stato uno dei prodotti che volevano essere di punta della Apple, fu un fallimento catastrofico da un punto di vista commerciale. Infatti il prodotto in realtà aveva una qualità molto buona, però forse a causa del prezzo esagerato non vendette molto. Questa cosa addirittura portò il consiglio di amministrazione a diciamo, degradare Steve Jobs, a togliergli delle responsabilità, cosa che lo allontanarono dalla Apple, in cui tornò solo una decina di anni dopo e la trasformò in quella che conosciamo oggi. Il mio progetto naturalmente non ha nulla a che vedere con questi colossi, però diciamo che nel mio piccolo ho cercato e ho voluto provare a fare qualcosa di nuovo in quello a cui ero abituato. L'idea di partenza era nata tutta da diciamo, la richiesta di un mio amico Stefano, che tra l'altro è anche qui presente, che mi ha chiesto di partecipare insieme a lui per cercare di capire se fosse possibile guadagnare qualcosina attraverso le pubblicità. Infatti, diciamo, questo è un mezzo di remunerazione che sta andando abbastanza per la maggiore in questo periodo. Si inseriscono delle pubblicità all'interno di un'applicazione, le persone utilizzando questa applicazione guardano le pubblicità e attraverso la visualizzazione di queste pubblicità i creatori di queste applicazioni guadagnano dei soldi. Noi però non ci volevamo limitare a fare solo questo, eravamo curiosi sì, di capire se si poteva guadagnare qualcosina, ma volevamo più che altro creare qualcosa di nostro, provare a fare un nostro primo progetto che poteva poi dar via chissà quali altre cose. Per questo abbiamo deciso di realizzare un piccolo gioco come mezzo per capire se fosse possibile questa cosa. Il concept era abbastanza semplice. Abbiamo pensato degli enigmi, un po' prendendo anche spunto da giochi già esistenti, e se il giocatore faceva fatica, ad esempio Daniele, a risolvere un enigma, poteva magari chiedere un suggerimento e per farlo doveva guardare una pubblicità e questo ci avrebbe comportato delle entrate. Poi c'è da dire che questo progetto aveva dei bellissimi effetti collaterali, ovvero quello di farci divertire, farci scoprire nuove cose e tentare qualcosa di nuovo. Proprio perché il tema di questa sera, diciamo, è un po' l'idea di mettersi in gioco, ho voluto collegare a ogni motivo, per cui secondo me vale sempre la pena fallire, un elemento dei videogiochi. Il primo di cui vi parlo questa sera è il fungo di Super Mario, il fungo verde in realtà, e per i pochi che forse non lo conoscono, Super Mario è un idraulico italiano che deve fare un percorso, diciamo, pieno di ostacoli per arrivare poi a salvare la principessa. Una storia abbastanza banale. Però, se un nemico durante questo tragitto lo tocca, lui muore. Per evitare questo, però, ci sono vari metodi: sia saltare sopra i nemici, sia guadagnare una vita extra che ci permette di tentare una nuova volta. Tentare una nuova volta. Per questo motivo, il primo motivo l'ho chiamato in realtà imparare a resistere, perché in realtà soltanto fallendo si riesce a rispondere a tutti gli eventi inaspettati che ci accadono, sia nella vita, sia magari in ambito lavorativo. E quale cosa migliore di parlare di questo concetto se non associandolo al ciclo di sviluppo del software? Allora, il ciclo di sviluppo del software, sebbene qualcuno potrebbe pensare che è legato strettamente all'informatica, in realtà può essere facilmente associato a qualsiasi altro progetto. Questo perché le fasi che lo compongono sono quelle tipiche di qualsiasi prodotto che si vuole realizzare, ma anche qualsiasi evento, o diciamo idea che si vuole far rendere concreta. La prima fase è un po' quella più semplice, perché si è un po' sconvolti dall'entusiasmo. Un po' l'abbiamo visto anche con Mastica Sharing, che carichi di idee, siamo diciamo pieni di voglia di fare.
e quindi si inizia a fare una pianificazione di quelle che sono le nostre azioni, cercare di mettere un po' sul tavolo quali possono essere le idee da portare avanti, un po' come abbiamo fatto principalmente io e Stefano, cercando di definire magari gli enigmi, cercare di capire come inserire la pubblicità nel gioco e capire un po' anche la fattibilità di questo. Infatti la fase di analisi è una fase importantissima e solitamente in alcuni casi è anche quella che porta alla fine della prima categoria di progetti, chiamiamola così. Dopo la fase di analisi si può capire se un'idea può andare avanti oppure no. In questo caso noi abbiamo deciso di andare avanti perché alla fine l'impegno non sembrava troppo grande e ci saremmo comunque divertiti. In tutta questa fase rimane sempre l'entusiasmo, ricordatelo. La fase finisce proprio nel momento in cui si inizia a progettare ogni singola cosa. La progettazione è, diciamo, un po' la schematizzazione di tutte le cose che dovranno essere poi fatte. Lo step è proprio l'ultimo step prima di passare alla realizzazione concreta del prodotto. E quelle cose iniziano un po' a cambiare, perché è vero che le idee ti travolgono di entusiasmo, ma poi in realtà ci si trova con nulla di fatto in mano. In realtà l'idea di cui si è discusso non esiste e va realizzata da zero. Per questo motivo in questa fase c'è un'altra categoria di progetti che fallisce. In realtà la maggior parte delle mie idee si fermano proprio in questa fase. Questo perché non trovo il coraggio di andare avanti, sono un po' spaventato dal vedermi di fronte il nulla e quindi dover fare tutto da zero prima di vedere il mio progetto finito. Forse un po' grazie anche al sostegno delle persone che mi erano vicine, forse un po' anche perché l'idea non era chissà di quale importanza. Siamo andati avanti e abbiamo superato anche questo scoglio, sia cercando di migliorare da un punto di vista tecnico, sia magari cercando di risolvere alcune problematiche che si verificavano nel tragitto. A questo punto si arriva poi alla realizzazione di un prodotto alfa, quello che viene chiamato da un punto di vista tecnico, ovvero un prodotto ancora in fase di sviluppo, che però deve essere ancora testato. Per fare questo noi ci siamo in realtà affidati a alcuni nostri amici che sono, diciamo, dei videogiocatori incalliti, se mi passate il termine, e che quindi potevano essere quelli più adatti a valutare se il gioco aveva dei problemi, se poteva divertire e soprattutto se gli enigmi avevano un livello di sfida sufficiente. Il problema è che dopo questa fase, la fase appunto di testing, verifica e validazione, ci siamo trovati in una lista di bug da correggere. E quindi diciamo che il prodotto era quasi pronto, però in realtà c'erano molte cose che non funzionavano. Risolvendo anche questi problemi poi si arriva alla quarta fase, che forse è la più difficile. Questa perché l'emozione principale in questa fase, almeno personalmente, è la paura, cioè la paura di fare una brutta figura. Hai fatto un prodotto, ti ci sei impegnato, però potrebbe non piacere, potrebbe non rispecchiare le aspettative delle persone che lo giocano. Per distribuire il prodotto noi abbiamo usato il Play Store. In realtà il motivo per cui lo chiamo fallimento è perché è stato scaricato, tra virgolette dico, 500 persone, che non sono comunque poche. E a seguito di questa fase poi in realtà è seguita anche quella di manutenzione, in cui la tensione di correggere sempre le piccole cose che non funzionavano era costante in tutto il periodo. Il secondo motivo l'ho chiamato level up, ovvero in italiano livellare. Questo perché in qualsiasi gioco per cercare di superare le sfide bisogna solitamente aumentare delle statistiche nel personaggio, come ad esempio l'attacco, la difesa, il danno. E queste statistiche servono a renderci un po' più competitivi rispetto ai nemici che affrontiamo. Questa è la statistica del personaggio di Sekiro, questo gioco in cui si impersona un samurai, un gioco molto complicato che in realtà ha un grandissimo livello di sfida. E magari soltanto allenandosi e cercando di migliorare appunto queste statistiche, ma anche le statistiche personali, si riesce ad andare avanti. Infatti il secondo motivo l'ho chiamato superare i propri limiti. Cioè vale sempre la pena fallire perché in realtà provare a fare qualcosa ci permette di superare quello a cui siamo abituati. Scontrarci contro dei contesti a cui solitamente non siamo abituati ci permette di allenarci, di migliorare delle capacità che non curiamo solitamente, di scoprire anche nuove cose.
nel dettaglio, in questo progetto, io ho potuto migliorare 5 cose che non ero abituato a gestire. Sono tutte cose che ho sempre fatto, però rendendole, diciamo, tra virgolette, utili per un prodotto di tipo commerciale, l'impegno con cui mi sono dedicato a queste attività è stato sicuramente diverso. Appunto, questi 5 elementi sono quelli elencati qui sotto. La pianificazione, cosa che solitamente viene fatta in modo superficiale, ma diventava fondamentale farla bene in un progetto del genere. La gestione delle idee, che solitamente, se non si gestisce appunto l'entusiasmo di cui parlavo prima, diventa complicato tenerle a bada. Poi la strategia, cercare di trovare un metodo per vendere il prodotto, per farlo scaricare, per magari anche per farlo essere più divertente. Poi questo l'ho chiamato la finanza, sebbene il guadagno in realtà è stato abbastanza esiguo, però tutta la parte di gestione riguardo appunto le pubblicità, le entrate, i dati che erano relativi a tutto l'aspetto più economico. E poi il marketing, un tema con cui non mi ero mai, diciamo, scontrato prima di questo progetto. E non l'ho messo fra queste 5, ma in realtà la cosa più importante è che mi ha permesso di essere anche un, tra virgolette, programmatore migliore. Io sono, ho studiato ingegneria informatica e quindi la mia competenza principale in questo progetto è stato quello da programmatore. Questo progetto mi ha permesso banalmente anche di migliorare la mia competenza principale. Il terzo tema l'ho associato all'esplorazione. Questo perché in qualsiasi gioco, se non si guarda bene la mappa, se non si cercano gli oggetti nascosti, se non si trovano le armi leggendarie, se non si riesce, insomma, a cercare di trovare tutti quei piccoli aiuti che lo sviluppatore ha inserito nel gioco, si fa un po' più fatica. Questo è World of Warcraft, un gioco famosissimo, uscito nel 2005. In realtà, qui, oltre che l'esplorazione, ci sono tantissimi altri temi trattati, però mi piaceva molto la mappa del gioco e quindi ho voluto mostrarvi questo. Il motivo associato, infatti, è guardarsi intorno. Questo perché, come accennavo anche con il motivo precedente, soltanto guardando qualcosa di nuovo si possono scoprire nuove cose. E quello che ho scoperto io, in realtà, è il digital marketing. Il digital marketing è un tema, secondo me, complesso un po' perché forse non l'avevo mai studiato, non mi ci ero mai scontrato prima, però perché è una di quelle metodologie di marketing che fanno parte del nuovo modo di vivere la vita. Prima le pubblicità magari venivano fatte attraverso la televisione, magari con i diciamo cartelloni pubblicitari. Internet non esisteva, neanche i social network. Eppure il digital marketing diventa fondamentale in un mondo sempre connesso, in un mondo in cui internet la fa da padrone. Principalmente noi abbiamo utilizzato 2 strategie del digital marketing, in realtà in modo anche forse inappropriato. La prima è il search engine optimization, ovvero cercare di inserire alcune parole chiave, cercare di creare alcuni contenuti in modo tale che fossero facilmente trovabili dal motore di ricerca. Questo l'abbiamo fatto principalmente sul motore di ricerca del Google Play Store. Infatti abbiamo cercato di scrivere una descrizione che magari potesse contenere delle parole quali enigma, risoluzione, indovinello. Quindi abbiamo fatto dei piccoli tentativi per cercare di far uscire più facilmente la nostra app nelle ricerche. Lo stesso titolo, in realtà, l'enigma terrerana, voleva avere questo scopo, oltre ad essere, tra virgolette, simpatico. Il secondo metodo che abbiamo usato, nonostante ne esistano in realtà miliardi di metodi, e forse questi non sono neanche i migliori per farsi pubblicità, è quello del coinvolgimento, ovvero cercare di pubblicizzare il nostro prodotto attraverso i social con le persone che ci circondavano. Quindi magari cercare di fare delle storie, diciamo, un po' più coinvolgenti, cercare di far pubblicare a tutti i nostri amici una serie di storie in modo tale che creavano una specie di aspettativa sul gioco. E poi cercare di creare delle sfide sugli indovinelli in modo tale che il primo che lo avesse risolto avrebbe vinto una specie di premio, chiamiamolo così. Quindi diciamo che il digital marketing è stata un po' una scoperta, una cosa che forse devo ancora, di cui mi sono accorto di non sapere nulla e che è fondamentale e che forse è stato proprio il motivo per cui l'app non ha avuto il successo che o meritava o che avrebbe potuto avere.
Il quarto motivo invece è banalmente il teamwork. Questa è una squadra Pokémon. Nel gioco Pokémon bisogna cercare di catturare diverse tipologie di Pokémon, ognuna con delle caratteristiche diverse. Sono dei mostriciattoli appunto con varie abilità, e queste abilità diverse, diciamo, collaborano fra di loro per sconfiggere nemici di varia categoria. Ad esempio, i Pokémon Fuoco sono forti contro i Pokémon Ghiaccio, e così via. Il motivo infatti collegato a questo gioco è far ruotare gli ingranaggi. Questo perché mai come in questo progetto mi sono accorto di quanto le persone che mi siano attorno abbiano capacità diverse e quanto sia importante sfruttare anche le attitudini delle persone che ci circondano. Ad esempio, come vi dicevo prima, abbiamo usato un gruppo di amici per il testing che avevano appunto, erano magari molto più competenti su quell'aspetto. Per la musica, ad esempio, se ne sono occupati i fratelli De Vecchis, Jacopo e Alfredo, di cui soprattutto Alfredo, che è praticamente un professionista in quel settore, ha fatto delle musiche cioè, spettacolari rispetto magari a quello che era il nostro prodotto. E poi per lo sviluppo, insieme a Stefano, ci siamo, diciamo, fatti forza a vicenda cercando di imparare sempre cose nuove. Magari io ero un po' più competente nell'aspetto di programmazione, lui magari un po' più nell'aspetto pratico, grafico, quindi magari video, animazione, e collaborando insieme siamo riusciti ad ottenere un discreto risultato. Quindi diciamo che far ruotare gli ingranaggi forse è una cosa che a prescindere dai progetti a me piace fare, quindi vedere le persone che si hanno attorno e collaborare insieme. Forse anche un po' l'idea che c'è dietro Marzica Sharing. L'ultimo motivo per chiudere è quello del checkpoint. Questo forse è considerato uno dei giochi più difficili in assoluto, ma in realtà non è vero, perché sono riuscito anche io a finirlo quasi. Ed è Dark Souls. In questo gioco si raggiungono, diciamo, ogni volta che non ce la si fa più, ci si può fermare ad un falò. Il falò ti permette di riniziare da quel punto senza dover fare la strada precedente, ma ha un difetto: tutte le difficoltà che hai affrontato in quel momento ricompaiono all'improvviso. Quindi se hai ucciso dei mostri nel tragitto, questi mostri tornano in vita. Poi in vita perché in realtà per la maggior parte sono zombie. Ecco, in realtà il quinto motivo riguarda proprio questo aspetto. I progetti che facciamo ci fanno raggiungere nuove mete, nuovi punti di partenza, ci permettono di avere una consapevolezza maggiore del mondo che ci circonda, di acquisire maggiori competenze. Quindi ogni volta che si fa qualcosa, che ci si prova a mettere in gioco, che si prova a creare qualcosa di nuovo, la prossima volta, anche se diciamo non si è raggiunto l'obiettivo, ci si avranno molte più possibilità di fare in modo che questa cosa abbia successo. Ed è per questo che il quinto motivo forse è quello che ne vale la pena completamente. Provare per avere più possibilità la prossima volta, un po' come hanno fatto Richard Williams, Bill Gates e Steve Jobs. Questi sono alcuni link magari che vi possono essere interessanti, che potrebbero interessarvi delle cose di cui ho parlato. Magari ve li mando così potete guardarvi. Sono principalmente video, il link dell'app, ma in realtà ormai è abbandonata, però potreste sempre divertirci, qualche libro, qualche informazione appunto sul Macintosh. Diciamo, la presentazione arriva da un game over, però se vogliamo possiamo continuare con qualche domanda. Grazie Davide. La Mi ha fatto presentazione. notare che Facebook non Prego. si sente bene, la diretta Non si Facebook. sente bene Facebook. Ah, Adesso vediamo di risolvere vediamo se risolviamo. l'audio. Eh, Ma non si la, la sente. fortuna vuole che il nostro tecnico audio Facebook sia proprio il nostro Quello è il problema. Ho appena presentatore. risolto, avevo lasciato purtroppo l'audio mutato. Peccato. Va bene, adesso magari ci prova pure Giorgio, Giulio, vediamo un attimo. Allora. Comunque, una presentazione molto, a parte divertente per come l'hai collegata ai giochi, no? E poi sicuramente spunto di riflessione su qualsiasi altro progetto e idea che si vuole andare a realizzare, no? Io sicuramente sappi che vi ho dato parecchi incassi perché di pubblicità ne ho guardato tante, perché ogni volta che sbagliavi
la streghetta ti ributtava sul... Vabbè, non spoilerò per chi ci vuole giocare. Quindi niente, io chiederei se c'è una prima persona che vuole cliccare su yes, se c'è qualche domanda in particolare. Allora, io preciso che in realtà ho volutamente saltato gli aspetti tecnici, magari se qualcuno è interessato a qualche aspetto un po' più tecnico della sviluppo può chiederlo adesso magari. C'è Luca Eroteri che dice gran bel gioco. Sì, penso si magari... riferisse a Dark Souls, credo, quando, perché mi sembra di aver visto là. C'è Giorgio che si prenota. Grazie Davide per la presentazione, è stata bellissima secondo me, mi è piaciuta molto l'analogia che hai fatto per tutti e cinque gli step. E in realtà la domanda che ti volevo fare l'hai accennata in parte, perché quando hai parlato di superamento dei propri limiti hai parlato anche un po' della parte di sviluppo. E di programmazione. Io, diciamo, dato che lavoro in quest'ambito, ti volevo chiedere un po' quali sono le difficoltà tecniche che hai trovato e che differenza hai notato da, diciamo, dal mondo universitario a quello reale. Cioè, volevo un po' capire quali sono i principali problemi che hai dovuto affrontare dal punto di vista tecnico. Sì, allora, diciamo che il mondo universitario, per lo più, soprattutto in ingegneria informatica, non ti prepara in modo perfetto a questo tipo di prodotto. Infatti, per realizzare un videogioco solitamente si usano dei motori grafici, quindi delle parti di codice già scritto che si occupano appunto soltanto della parte grafica per cercare di fare degli effetti magari un po' più carini per avere magari più realismo. Non era questo il nostro caso perché era principalmente stile pixel art, però quello che abbiamo dovuto fare io e Stefano principalmente è imparare Unity Engine, ovvero questo software abbastanza complesso in realtà se si vuole entrare nel dettaglio con cui avevamo avuto poca familiarità precedentemente. Quindi poi il progetto era anche abbastanza grande perché è vero che sembra un piccolo giochetto, sono appunto 30 enigmi con un'interfaccia abbastanza simpatica, però il progetto era grande, cioè c'erano molti file da gestire, molte cartelle, cioè bisognava organizzare bene il tutto. Quindi forse più che l'aspetto tecnico, dato che il gioco era semplice, è stata difficile la parte gestionale del tutto. Principalmente, almeno personalmente. Quindi pure magari c'era un problema da risolvere, con tante righe di codice diventava anche difficile capire dove si trovava. Grazie. Daniele, forse sei mutato? Grazie. Si chiama Sveglia Mammocci. No, ti stavo dicendo che c'è un commento di Giovanni Marini che oltre a farti i complimenti, sia a te che a Stefano, voleva chiedere con il senno di poi. Ci sono degli aspetti del progetto che affronteresti diversamente? Beh, direi sicuramente perché diciamo anche soprattutto in fase di distribuzione ci sono stati dei problemi tecnici sia sulla cioè le pubblicità non comparivano, magari c'erano stati dei problemi sui dialoghi, soprattutto nella versione inglese, quindi avendo la palla di cristallo cambierei quei piccoli problemi tecnici all'inizio. Per quanto riguarda proprio il progetto in generale, forse non cambierei niente perché è stato molto bello così, cioè nel senso è stato un percorso che mi ha fatto crescere in qualche modo, sebbene l'idea era abbastanza stupida, tra virgolette, però da un punto di vista sia personale sia tecnico è stato bene che l'abbia affrontato in questo modo, con tutti i suoi difetti, naturalmente. Beh, altrimenti non avresti imparato le cose che hai Esatto, imparato. esatto. Certo, Avendo la palla di appunto, cristallo, come dicevo, di quello che ci sicuramente. hai raccontato. Esatto. Bene. Secondo me Poi sei tra stato l'altro. molto ispirante perché ci sono più che domande, secondo me ci saranno commenti. C'è adesso Deborah Caldarola. Ciao. Ah, ciao Davide, Ciao. bravo. Ti volevo fare una domanda sul lavoro in team.
Praticamente, io sentendo parlare dei lavori in gruppo, eccetera, eccetera, spesso si parla insomma, di un susseguirsi di fasi quando si lavora in team, ovvero ci si conosce, all'inizio va tutto bene perché magari la gente non osa dire effettivamente quello che pensa, quindi si sopporta finché non si arriva a questa fase di storming in cui si litiga pesantemente e poi a quel punto inizia ad andare d'accordo e va tutto meglio perché si dicono le cose senza avere problemi essenzialmente. E quindi ti volevo chiedere se tu hai mai vissuto questa cosa in un team e se, al di là del fatto che tu l'abbia vissuto o meno, che suggerimenti daresti per il lavoro in gruppo? Allora, in questo progetto particolare, diciamo che avendo avuto la fortuna di farlo con degli amici, questo problema è stato sicuramente ridotto, perché per carità qualche momento di discussione c'è sempre ed è pure giusto che ci sia, però avendo un affetto dietro che ci legava, molte cose sono ammortizzate anche da quello. Per quanto riguarda la domanda in generale, sicuramente ci sono state alcune esperienze, magari su questo aspetto. Soprattutto magari all'università, che diventa un po' più difficile da gestire. Il consiglio che do io è sicuramente di dire le cose per quello che sono, perché alla fine non c'è nulla di male né a sbagliare né, diciamo né sul fatto che sbaglino gli altri. Ecco, quindi senza problemi, secondo me la chiave è il dialogo sempre, soprattutto nel teamwork. Ecco. Ok, grazie. C'è Marco Gentile che ti fa i complimenti anche lui e ti chiede se faresti un'app nuova dopo questa esperienza. Allora, in realtà, come dicevo pure nella fase 1 di pianificazione, è forse la fase che gestisco un po' peggio, cioè io sono bombardato di idee, sia mie sia di persone che conosco, quindi non vedo l'ora di rimettermi in gioco, sinceramente sto bruciando per questo, quindi sì, vorrei fare una nuova app, ma anche qualcosa di diverso, quindi forse anche Mastica Sharing è questo, no? Qualcosa di diverso, un nuovo progetto, quindi sicuramente sia su una nuova app, sia su un nuovo progetto, non vedo l'ora di ributtarmici. E non è detto che non possiamo fare un'altra. Infatti, ma forse ci diamo già Vediamo, vediamo lavoro per cosa. qualcosa. Poi c'è Giovanni, no, Ale, c'è Alessandra, che dice riguardo il discorso della pubblicità, ormai la troviamo ovunque, sui social e su internet. È possibile immaginare queste realtà virtuali e la navigazione senza pubblicità? Ormai la pubblicità è parte fondamentale per il guadagno e non se ne può più fare a meno? Non so se si capisce la domanda, sì, se è capitale. Cioè, ad Alessandra probabilmente non piace tanto questa pubblicità e si chiede quanto è essenziale. Cioè, possiamo farne a meno o no, secondo te? Mi Questa è sembra una domanda alla Marzullo. Dai, secondo me è solo il dolce vita che vuoi mettere l'occhialino. Allora, io dico, secondo me purtroppo forse non se ne può fare a meno, però anch'io odiavo le pubblicità, in realtà sto cercando di sfruttarlo, cioè nel senso che se si osserva bene, sono dannatamente bravi quelli che te le mettono perché ormai io molte cose le voglio proprio comprare. Purtroppo è un mercato che è in ferma, cioè non si può fermare, cioè tutta pure la raccolta dei dati si muove da quel punto di vista, quindi per cercare di targettizzare le persone e magari proporgli un prodotto. Quindi sicuramente secondo me è difficile che se ne possa fare a meno, non tanto per noi quanto sia per le aziende, sia per diciamo, l'economia in generale. Purtroppo il mondo si muove così, neanche a me fa impazzire, però dobbiamo imparare a convivere. Grazie. Poi c'è Stefano Sidoni che chiede per un amico, dice, mi è stato detto che il tuo compagno di lavoro è bello e simpatico, confermi? Io ho Ma qualche, diciamo, penso sospetto che che parlavano di me, sono credo. Forse si sono sbagliati con me, cioè parlavano di me, credo, non del mio amico. invece un intervento da parte di Roberto. Vai, Roberto. Chiedo scusa, non so se funziona la connessione perché a me va a tratti e quindi Funziona, ti non mi finisce il sentiamo. problema. Perfetto. Okay. Allora.
Come scusa? Vai, vai. Sì? No, ti sentiamo, eh? Ok, non sento. Allora, io la faccio lo stesso, così spero che mi sentiate. Allora, io mi allaccio alla domanda che ha fatto Deborah, se non sbaglio, che era molto molto interessante, perché io credo molto nella proprietà intellettuale delle persone. Sicuramente la tua è stata un'ottima idea e nel team ci credo tantissimo, però ho avuto anch'io delle esperienze in ambiti diversi e ho paura un attimino del dio denaro, perché poi, visto che magari è andata non come vi aspettavate voi, ma se io faccio un po' il discorso contrario, se andava bene, il teamwork continuava ad esistere, sicuramente sì, si dominava un'amicizia, poteva andare bene magari fare un ulteriore progetto. Faccio queste piccole affermazioni, ripeto, per esperienza personale, ma non per mettere, come si dice, zizzania, assolutamente. Credo molto nella proprietà intellettuale, quindi era soltanto una curiosità la mia. Allora, diciamo che noi un po' lo speravamo, perché io e Stefano siamo carichi di idee, come dicevo prima, quindi la speranza era quella di poter fare qualche piccolo soldino da investire di nuovo in qualche progetto magari un po' più serio, quindi penso che l'avremmo gestita bene. Poi è chiaro che le difficoltà possono sempre nascere, soprattutto tra amici. Anche Bill Gates e Paul Allen litigarono anche pesantemente. Tanto che forse fecero pace proprio negli ultimi istanti di Pollola, non mi ricordo, insomma, comunque è stato abbastanza complicata anche la loro di amicizia in una società abbastanza importante. Però sicuramente io sono convinto che l'amicizia vinca su tutto, quindi se si fanno magari dei progetti con persone con cui si ha affetto, bene o male penso che si possa gestire anche il dio denaro, come dici tu, perché effettivamente può essere problematico. Va bene. C'è una richiesta di intervento da Giulio. Vai, Giulio. Ciao Davide, complimenti per la presentazione, ciao. Bellissima. Grazie. La mia domanda è la seguente. Ho visto che comunque ti sei concentrato molto sul momento della pianificazione, forse perché è il momento forse più complesso e più articolato quando si sviluppa un progetto. Volevo sapere quali erano le parti più difficili da gestire in una pianificazione, secondo te, quali sono le parti più difficili da gestire e se la pianificazione è da pensare all'inizio o è qualcosa da ripensare continuamente durante uno sviluppo di un progetto, e quindi non è un qualcosa forse di scritto una volta per tutte. Sì, allora, questo sicuramente. Infatti abbiamo utilizzato in realtà un software che si chiama Trello, che vi consiglio se fate solitamente dei progetti. Questo in realtà è una bacheca virtuale che ti permette di schematizzare tutti, diciamo, i task da fare. Noi nel dettaglio abbiamo diviso ogni task per colore, anche per una questione visiva. Diciamo che la fortuna è stata che eravamo ben distribuiti sulle competenze, quindi abbiamo potuto distribuire bene il lavoro. Nel dettaglio in realtà abbiamo fatto un task per ogni enigma e quindi poi magari lavoravamo ognuno a un singolo enigma, era facilmente gestibile questa cosa, però ci è capitato soprattutto durante la fase di sviluppo magari di dover rivedere alcune cose di pianificazione e magari aggiungere task, perché ti accorgi che alcune cose devono essere modificate proprio mentre le provi, questo è inevitabile. Quindi la fase di pianificazione è fondamentale, noi grazie a questo software ci siamo riusciti a gestire benissimo, anche mettendo magari scadenze, assegnando i task, però abbiamo dovuto sicuramente rivedere anche in fase di sviluppo questa parte, perché le cose meno cambiano meglio è, ma purtroppo cambiano sempre. Ok, grazie Davide. Poi un'altra cosa, se posso aggiungere, è che ho visto che hai segnalato un libro. Sì. Che volevo segnalare anche io, in realtà, oggi. Lo stesso libro. Allora, beh, io parli di Storia Perfetta dell'Errore? Esattamente. Sì. Torni sulla sezione dei link e delle cose. Sì, 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 sì. Allora, aspetta che ho due computer. Io, per esempio, non mi ricordo il...
Allora, Libro, vabbè, storia perfetta dell'errore, in realtà è di questo sono particolarmente affezionato a Mercarini, perché in realtà lui è un ingegnere elettronico che ha finito a fare l'informatico, che a 50 anni o 40 anni si è licenziato per fare teatro, sostanzialmente. Quindi ha seguito un suo sogno contro magari anche quello che era una solidità economica, e ha fatto un giro per l'Italia alcuni monologhi che ha raccolto in questo libro, Storia perfetta dell'errore, in forma romanzata, in cui parla di questo errore, non vi faccio spoiler, che in realtà, tra virgolette, risolve tutto, ecco. Sì, io mi ero preparato una pagina da leggere, però a questo punto non leggerò. E sì, mi è capitato di vederlo dal vivo, Mercadini, all'Aquila. Sì, io non ho avuto la fortuna, però lo adoro anche. Va bene, grazie Davide. C'è Walter Spano che vuole dire qualcosa. Ciao Davide, faccio ciao. I miei complimenti. Volevo chiederti una cosa, perché non, diciamo, un argomento che non hai toccato. E io, anche io nel 2014 ho pubblicato un'app e mi sono più o meno riconosciuto nei tuoi, diciamo, in tutte le difficoltà che hai affrontato. Una delle difficoltà che non è nominato, che ho affrontato io tantissimo, è nel momento della pubblicazione ho letto la normativa che c'è sul Google Play, essendo un'app che va a finire sul mercato mondiale e quindi deve rispettare le normative di tutti i paesi. Ora, magari nel tuo caso che un gioco, non so se ci hai dedicato peso, ma il mio, che era un'app di notifica, avevo paura che qualcuno mi facesse un'azione legale nel caso in cui per qualche motivo l'app non dovesse funzionare. Quindi, cioè, tu hai affrontato questo problema, hai visto quali sono le responsabilità anche tipo in merito anche a quanto l'app deve essere mantenuta nel tempo, insomma, tutta la parte legislativa che c'è dietro al mettere un'app su uno store che può essere appunto acquistato da tanti paesi. Sì, allora, in realtà questo qua è stato un tema che ci ha preoccupato parecchio, perché una volta finito il progetto dovevamo appunto pubblicarlo sul Play Store, e la burocrazia, diciamo, cioè piena di burocrazia a quel momento, è stato un po', ci ha spaventato appunto, perché c'erano appunto queste leggi magari americane, anche magari sulla tassazione. Poi nel nostro caso in realtà non abbiamo ritirato nessun euro, quindi è come se non l'avessimo guadagnati, diciamo, sì, ci ha un po' preoccupato l'aspetto burocratico. Abbiamo visto un pochetto sulle le varie leggi che c'erano, però diciamo che il nostro gioco era, insomma, abbastanza semplice, non dovrebbe essere problematico da quel punto di vista. E poi comunque l'abbiamo anche aggiornato più volte, e rispondiamo sempre a tutti i commenti anche delle persone che magari ci lasciano dei feedback o ci scrivono. Ogni tanto ricontrolliamo anche le varie cose. Allora, diciamo che nel dettaglio non siamo entrati, anche perché abbiamo fatto la valutazione che forse, diciamo, che l'app non aveva chissà che impatto, diciamo, quindi magari se avesse avuto più successo avremmo sicuramente approfondito, però quel momento ci ha spaventato anche a noi, perché effettivamente c'erano tantissime cose da controllare. Cioè, non ho parlato nel dettaglio, perché ci sono tantissime altre cose in realtà che non ho detto, però il momento della pubblicazione è stato complicato anche da un altro aspetto magari un po' più tecnico. Non avevo mai fatto, ad esempio, una firma digitale, quindi pure capire che cosa fosse, anche banalmente, quindi tanti altri aspetti su cui non eravamo sicuramente ferrati. Non ci sono altre. No. Forse c'è Marco. Sì, stavo giocando col fatto che decidevo io chi parla e chi no. Marco non parla. Vai, Marco. Non vuole far parlare, Daniele, non mi vuole bene. Davide, grande, la presentazione senza scritte, bella con le immagini, esattamente il contrario della mia, quindi. finiti convenevoli, come molti magari si aspettano questa domanda, io per giocare al tuo giochetto ho dovuto fregarmi il telefono a Valerio, perché io non c'ho Android. Perché non me l'hai fatta su Apple? Semplicissimo, costava 100 euro pubblicare sull'Apple Store. E quindi diciamo che, siccome non avevamo chissà che grandi aspettative, abbiamo detto vabbè, se va bene su Android poi vediamo.
Cioè l'unica differenza... Ah, dicono che è il compleanno di Giada dalla regia, forse auguri? Non so se... Grazie, auguri! Auguri Giada! Grazie! Tanto mica è registrato, ma fini pure sì. Grazie a tutti! Complimenti, Davide, top! Grazie! Vabbè, andiamo sul tecnico. Comunque sì, principalmente era per una questione economica, cioè nel senso non ci andava di spendere 100 euro per un progetto che magari era soltanto un esperimento, tra virgolette. Quindi magari se avesse fatto successo l'avremmo spesi... Esatto. 25 forse adesso costa, Valerio Di Valter dice 100 euro l'anno, mentre 25 adesso forse... per sempre o ogni tanto, appunto. Perché il porting a livello di codice sarebbe stato banale come orario, ore di lavoro? Allora, utilizzando un motore grafico, un motore, diciamo, di gioco, cambiava semplicemente la build. Quindi sostanzialmente si trattava di cliccare un altro pulsante. Questo era l'impegno, perché usavamo già un software che gestiva appunto la cross-compilazione, la compilazione su ambienti diversi. Quindi da quel punto di vista non sarebbe stato... oneroso, ma da un punto di vista economico era più di quello che avevamo intenzione di spendere, ecco, per un esperimento. Ok, chiaro, grazie Davide. Frutto della chiusura del club di Steve. C'è Giovanni. Vai Giovanni. No, io sono curioso di sapere, alla fine, quindi l'applicazione l'ho scaricata in 500, ma sì, quanti soldi avete tirato su? Una pizza c'è uscita? No. Allora, cioè tecnicamente forse allora praticamente le pubblicità funzionano che bisogna superare un certo tetto prima di iniziare effettivamente a guadagnarci, quindi in realtà il numero di pubblicità visualizzate è stato abbastanza alto, molto più di quello che pensavamo, cioè o meglio almeno questo in pochi mesi, è in circa uno o due mesi, e se non sbaglio è circa 10.000 pubblicità visualizzate, che per 500 download sono parecchie, direi. Quindi il tutti quanti che... abbiamo avuto bisogno di sì, diciamo che è stato abbastanza... cioè molta gente ha sbagliato. Però diciamo che il pagamento per delle app funziona sia in base alla quantità di pubblicità viste in un intervallo di tempo, quindi magari se vengono viste tante pubblicità ma in un intervallo di tempo dilatato, diciamo i soldi che vengono dati ogni 1.000 visualizzazioni sono di meno. Poi cambia in base al paese in cui sono visualizzate le pubblicità, e in Italia non ha la percentuale più alta di pagamento, quindi magari alcune pubblicità dalla Germania ci hanno dato più di 1.000 pubblicità dall'Italia, ad esempio, e quindi per questo motivo siamo arrivati forse a 5 dollari, qualcosa del genere. Però c'è un'altra cosa da dire, in realtà l'app era pensata per non essere rigiocabile, molte di queste app sono rigiocabili, quindi magari... continuando, entrando in quel loop di ripetizione, magari ci giocavi per più mesi di fila. La nostra, una volta che l'avevi finita, non la riscaricavi, cioè non la riutilizzavi, ecco. Quindi non era pensata tanto per sfruttare anche meccanismi, tra virgolette, è brutto dirlo, ma molte la usano di dipendenza o di addicted, appunto, rispetto al gioco. Quindi forse non si prestava proprio a guadagnare tanto, anche se comunque il numero di visualizzazioni secondo me sono tante rispetto ai download. Diciamo che avete fatto la pianificazione del sviluppo di tutto, ma non del business, perché tanto non è che voleva essere un business. Non voleva essere un business, e tra l'altro non vogliamo neanche appunto snaturarci per il dio denaro, come diceva Roberto. Cioè, nel senso, noi vogliamo comunque darci un'anima al gioco, no? Quindi abbiamo cercato di farlo di essere simpatico, di dargli uno stile accattivante, quindi... avremmo magari potuto sfruttare altre meccaniche che però non abbiamo voluto fare. Infatti il livello di sfida era anche molto alto, di solito è una cosa che non si fa perché diciamo la persona vuole avere la soddisfazione di andare avanti, mentre noi vogliamo dare la sfida di andare avanti, quindi è stata anche un po' una scelta, se vogliamo. Io dopo questa sera lo ricomincio a giocare perché il fatto che non l'ho finito... Guarda, allora c'è l'aggiornamento di Natale di 2 anni fa, se non sbaglio, quindi forse è ancora a tema adesso. Madonna, già 2 anni? Forse un anno forse, però è 2019, quindi è un anno e qualcosa, dai. Mazza. Tempo vola. C'è qualcuno che l'ha finito qua, che a parte vabbè voi che l'avete fatto. Giovanni l'ha finito forse, vero?
No. No, mi mancano ancora 2-3 livelli. Sì, poi in realtà abbiamo fatto anche 4 enigmi evento speciale, penso quelli li hanno finiti in pochi, perché erano veramente cattivi, diciamo. Bene. C'è un'altra domanda da Giorgione? Davide, scusami, mi è venuta in mente un'altra cosa... Forse sempre un po' lato tecnico. La cosa che mi incuriosiva a me, perché la ritrovo sempre nel mio lavoro, è l'aspetto di manutenzione. Questo è... Perché secondo me è diciamo, la cosa più importante poi alla fine. Sì. Se non i famosi robot che si spaccano. In generale, cioè, pianificare le cose è una cosa, è un plus, diciamo, alla fine, te lo ritrovi. Quindi avere... Sì, allora, la manutenzione è stata complessa in realtà, tra l'altro una delle cose più complicate era gestire il salvataggio, perché noi all'inizio non avevamo il salvataggio in cloud, cioè vuol dire che se uno disinstallava l'app, una volta che la riscaricava, riniziava da capo, e questo poteva essere un problema. La cosa più difficile però è stato aggiungere questa feature in corso d'opera, quindi per fare in modo che le persone che scaricavano l'app, che avevano già giocato, prima, non perdevano i salvataggi, anche non avendo la feature che adesso avevamo. Quindi abbiamo dovuto fare tutto un codice che funzionava, che era utile soltanto per le persone che avevano la versione precedente, che facesse fare il porting alla versione attuale con il cloud saving, quindi con il salvataggio in cloud, e poi quel codice non avrebbe mai più girato. Quindi diciamo, ci sono stati dei piccoli arrangiamenti per permettere appunto, questo forse anche un po' perché abbiamo avuto poca lungimiranza da questo punto di vista, perché magari se si appunto, avendo più esperienza, magari si possono pensare le cose anche prima. E quindi questo sicuramente è stato l'aspetto di manutenzione più complicato, però banalmente diciamo che le segnalazioni di bug erano all'ordine del giorno, quindi noi magari quel periodo ci scrivevano e ci mettevamo il pomeriggio a rilasciare la versione funzionante. Allora, forse se non sbaglio, abbiamo rilasciato circa ufficiali, circa 8-9 versioni nel giro di un mese, nel periodo, diciamo, caldo. Non, magari un po' di qualcuna di più, qualcuna di meno, però più o meno questo è l'ordine di grandezza. È stato un bel lavoro, insomma. Sì, divertente, però diciamo che era anche un po' frustrante, perché c'era sempre qualcosa che non andava, quindi è stato pure complesso quel momento. Anzi, in realtà racconto un piccolo aneddoto, magari prima di chiudere. Abbiamo fatto la versione del gioco sia in italiano che in inglese, la versione inglese, che è stata poco testata perché giustamente noi provavamo principalmente quella italiana, aveva un problema nei dialoghi che utilizzavamo nei test, e quindi la versione in inglese è uscita, la prima versione, con dei testi senza senso, che erano semplicemente quelli che utilizzavamo noi per le prove. E quindi questa cosa, tra l'altro, ce ne siamo accorti anche con molto ritardo, perché la maggior parte delle persone giocavano in italiano, e quindi è stato, diciamo, per quello che cosa. Nel mercato americano non ha attecchito tanto, allora In America c'hanno gli iPhone, eccolo. vero. Guarda, c'è un altro intervento di Francesca che dice: complimenti per la presentazione, davvero bella, grazie per il messaggio che ci hai trasmesso. Bisogna sempre imparare dai propri errori. Qual è l'insegnamento più grande che hai tratto da questa esperienza? Chiudiamo in bellezza, insomma, ti sta dicendo. Sì, allora, in realtà forse sarò banale, però, come dicevo prima, l'amicizia vince su tutto. Cioè, nel senso, alla fine dei fatti, la cosa bella di questo progetto è stato le amicizie che ho coltivato facendolo. Questo, anche se non c'entra niente in realtà col progetto in sé per sé, però è stata la cosa più bella. Quindi forse è questo, direi. Bene. Bello. Ragazzi, scusate, nel frattempo vi lascio come al solito il link della presentazione di Davide. Io intanto vi comunico un altro errore fatto, un altro fallimento di successo, che è la nostra diretta Facebook. Vabbè, prossima che volta sarà meglio. Purtroppo non ho potuto fare manutenzione nel durante. Ah, fa rumore in questo modo? Ah, ok. Sì.
Aia. Vabbè. Fu così che perdemmo tutto il pubblico di Facebook. Vabbè, prossima volta andrò meglio. Adesso tutti a commentare, non sapete cosa vi siete persi. Esatto. Era tutta una strategia di marketing, in realtà. Abbiamo creato Vabbè, per recuperare ho taggato una storia. Ottimo. Grande. Davide, c'è Carlo Sorba che vorrebbe dire qualcosa. Vai, Carlo. Carlo, ci sei? Pronto? È in muto. Mi sentite adesso? Sì, sì. Sì, okay. Problema tecnico. Vabbè, niente. Intanto mi complimento con Davide per questa interessantissima presentazione, ma nello stesso tempo mi complimento anche con Marco ed Alberta, perché questi argomenti sono sempre molto interessanti e presentati molto bene. E quindi questo appuntamento del lunedì sera sta diventando per me un qualcosa a cui tengo molto, insomma. E vabbè, veniamo alla domanda che volevo porre a Davide, e diciamo riguarda la privacy. Cioè, io noto che quando mi scarico un'app da Play Store praticamente devo spossessarmi del mio cellulare, perché loro poi chiedono che vogliono avere l'accesso alle fotografie, alla rubrica, alle telefonate e via dicendo. Per il tuo gioco è la stessa cosa, Davide? E qualora fosse la stessa cosa, è un qualcosa che ti impone Play Store o no? Ecco, volevo un chiarimento su questo aspetto, insomma. Sì, allora, questo, diciamo, quelle autorizzazioni vengono richieste perché Android ha un sistema di sicurezza che deve diciamo, far autorizzare all'utente l'utilizzo di alcune funzioni specifiche, come appunto quello che hai nominato. Però solitamente queste funzioni non vengono utilizzate per, diciamo, tra virgolette, per fini un po' più, cioè per raccogliere dati sulla persona in sé per sé, quanto magari per permettere alcune funzionalità. Quindi, ad esempio, che ne so, la rubrica potrebbe essere utilizzata per cercare di velocizzare l'inserimento dei contatti email, ad esempio all'interno di un'app. L'autorizzazione al telefono potrebbe essere utilizzata per permettere di ricevere dei messaggi con l'autenticazione a due fattori. Quindi solitamente queste funzionalità vengono richieste per questioni di funzionalità non legate strettamente alla, diciamo, all'analisi dei dati delle persone. Poi, per quanto riguarda la storia della privacy, effettivamente è un po' complesso l'argomento, forse varrebbe la pena anche parlarne proprio in una presentazione a parte, però sicuramente ci si sta muovendo molto su questo punto, soprattutto con la legge europea del GDPR, che tutela tantissimo tutti gli utenti. Quello che, giusto un piccolo appunto, in realtà i dati raccolti non sono quasi mai legati alla persona in sé per sé fisica quanto a un identificativo anonimo, quindi solitamente è vero che magari riescono a fare una profilazione dell'utente fatta bene, però non sanno mai, ad esempio, che tu sei Carlo Ciorba, cioè sono legati, tra virgolette, sono comunque, dovrebbero comunque almeno essere collegati dall'utente reale. Ho capito. Perché questo... impossessarsi di dati così sensibili tutte le volte, insomma, mi lascia perplesso, perché addirittura chiedono la geolocalizzazione, l'utilizzo del microfono, cioè praticamente non sono più padrone, cioè non mi sento più padrone del mio cellulare, insomma, cioè metto a disposizione di chissà chi il mio cellulare. E praticamente i cellulari ormai sono diventati delle protesi, no? del nostro corpo, delle nostre menti, ma diciamo anche della nostra anima, no? Di tutte le nostre sensibilità. Quindi metterle così a disposizione senza neanche sapere a chi vanno in mano. Sì, tu mi dici che probabilmente non c'è una profilazione, cioè non c'è un collegamento diretto tra questo
questa entità X e Carlo Ciorba. Però non lo so. No, è chiaro, no, il rischio su questi aspetti è sempre grande, però diciamo che ci si sta iniziando a muovere, secondo me, anche sia da un punto di vista europeo sia da un punto di vista internazionale su questo aspetto, perché sicuramente è un tema che va affrontato con delicatezza, questo sicuramente. Cioè, nel senso, a mio parere le tue paure hanno senso, insomma. È chiaro che penso che si stia andando su una strada di tutela da questo punto di vista, almeno. Cioè, secondo il mio parere, almeno. Capito. Grazie, Davide. Va bene. Ragazzi, io inviterei tutti quanti a, diciamo, se c'è qualche altra domanda, perché altrimenti possiamo concludere, quindi lascerei un paio di... Un paio di secondi. Altre domande, ragazzi? Io direi che ci possiamo dare anche, innanzitutto possiamo ringraziare Davide nel frattempo per la presentazione che ha fatto, è stata bellissima, e anche tutti i partecipanti, voglio ringraziare anche Carlo per le parole che ha detto. E poi vi rinnovo l'appuntamento per i prossimi incontri, spero che avete avuto modo di vedere la nuova locandina. Abbiamo dinamica. La nuova locandina dinamica. Abbiamo dei nuovi appuntamenti, secondo me, molto interessanti, e spero che partecipiate. Il primo inaugurerà la seconda sessione Roberto, quindi, che è qui presente, non manca mai. È la nostra ancora, e insomma ci farà una presentazione molto interessante sulla birra e le possibilità che ci sono nel territorio. Intanto piovono applausi per Davide, sono commenti, congratulazioni. Anche su Facebook, anche su Facebook. Nulla, allora vi aspettiamo al prossimo incontro con Roberto, e se avete domande comunque potete contattarci, potete scrivere sul gruppo, insomma la discussione rimane sempre aperta, quindi è anche questo il bello, poter continuare. Se ci sono altre domande, idee, potete scriverci, insomma, sul gruppo o per email. Va bene. Allora io direi che ci possiamo salutare, vi ringrazio a tutti quanti ancora per aver partecipato questa sera, auguro a tutti buona serata, buonanotte anche, e continuate a seguirci.